Ciao, proseguiamo con i consigli di lettura per le vacanze estive e scommetto che l'avreste detto, avreste potuto indovinarlo, che avrei fatto la recensione di questo libro. Ho letto l'ultimo di Morosinotto, ovviamente, si intitola Voi, ed è uscito per Rizzoli da pochissimo, quindi appunto da qualche mese immagino, 2019. Vabbè. È inutile che io vi dica bello o brutto perché tanto su Morosinotto lo sappiamo già, non c'è neanche bisogno di dirlo. È un'altra incredibile avventura, di nuovo i protagonisti sono personaggi davvero indimenticabili, anche se senz'altro ha degli aspetti che lo rendono molto differente dai due precedenti. Appunto, partiamo magari dagli aspetti comuni invece. Anche in questo caso abbiamo come protagonisti un gruppo di ragazzini e quindi anche questa volta si tratta a tutti gli effetti di un romanzo di formazione. Le tematiche sono quelle delle amicizie, dei primi amori, sullo sfondo appunto di quella che è anche in questo caso un'incredibile avventura. Un grande elemento invece di distacco rispetto ai due titoli precedenti è che questa volta non c'è un contesto storico di riferimento. O meglio, non che non ci sia, però la vicenda è ambientata ai giorni nostri e quindi per questo aspetto si distacca molto perché appunto manca tutto l'aspetto di riferimento storico a un periodo particolare e questo vale soprattutto per la sfolgorante luce di Due Stelle Rosse che aveva quella forte peculiarità appunto di essere ambientato durante l'assedio di Leningrado. Ci troviamo in questo caso in un paesino di montagna in Italia, in Friuli, o meglio, adesso mi viene il dubbio. Io ho pensato Friuli, potrebbe essere comunque, non so, tra il Friuli e il Trentino, ecco, direi in quella zona, e la storia è ambientata ai giorni nostri. Un altro aspetto diverso dai due titoli precedenti, in questo caso onestamente un pochino ci sono rimasta male, devo ammetterlo, è che questa volta non c'è un impianto grafico particolare come appunto c'era nelle storie precedenti, tutto un gioco di disegni, messaggi, piuttosto che mappe, tragitti, piuttosto che addirittura le annotazioni a bordo pagina nel caso dei quaderni di Victor e Nadia. In questo caso è un romanzo del tutto tradizionale, semplicemente diviso in capitoli che sono raggruppati poi in sezioni e prima all'inizio di ogni sezione c'è un disegno, sono tra l'altro molto belli questi disegni, che appunto introduce la sezione, però per il resto l'impianto è molto tradizionale. Anche all'interno dei capitoli per la verità, perché in questo caso abbiamo un narratore onnisciente che proprio in alcuni casi si rivolge direttamente ai lettori e quindi appunto non abbiamo punti di vista che si spostano o altri artifici narratologici di questo tipo, ma un impianto del tutto tradizionale che lo rendono molto, molto semplice anche da questo punto di vista. Però la grandissima novità rispetto ai precedenti è che in questo caso è introdotto un elemento, direi, fantasy, anche se forse potremmo forse più correttamente dire fantascientifico, sul quale non vi dirò molto perché ovviamente è il bello poi della scoperta della lettura. La trama è bellissima, avvincente fin dall'inizio. L'inizio è strutturato in maniera veramente incredibile, in maniera molto cinematografica, oserei dire, perché rivediamo la stessa scena dal punto di vista di tanti personaggi diversi e tutto si incrocia in maniera attraverso alcuni dettagli proprio legati ad alcuni colori, le posizioni di alcuni personaggi. Insomma, sembra veramente un film, o meglio, io l'ho pensata così, mi è subito venuta in mente proprio la scena di un film, di un giallo, anzi, che potrebbe proprio aprire in questo modo. Il paesino dove è ambientata la storia, altra cosa che voglio dire, è descritto in maniera incredibile. C'è anche una mappa per la verità, adesso è coperta perché questo libro ha come si dice, la plastica protettiva, quindi non posso togliere la sovracopertina, però insomma c'è anche una mappa. Ma per la verità, anche senza guardare la mappa, il paese è descritto talmente bene che dopo qualche capitolo ti sembra di conoscerlo e ti sembra che potresti muoverti da una parte all'altra attraverso insomma il paesino fino ad arrivare al lago e alla diga, che è la caratteristica peculiare di questo posto, autonomamente, perché davvero ci vengono descritti tutti i luoghi
in maniera incredibilmente precisa, non noiosa però, assolutamente no, però davvero è proprio molto visuale come romanzo e come tipo di scrittura, ecco. Le tematiche, dunque, senza svelarvi troppo, senz'altro, oltre a quelle di cui vi ho detto prima, una tematica importante, anche in questo caso, dico anche in questo caso perché ho appena finito la recensione del libro di Ballerini ambientato a bordo del Titanic, potremmo dire, senza tirare troppo la corda, secondo me, che si tratta in fondo di una storia di migrazione e le tematiche quindi che ruotano intorno a quella dell'emigrazione e soprattutto della paura verso ciò che è sconosciuto, ciò che è diverso da noi, l'accoglienza dell'altro, il rispetto per l'altro e per il diverso e il fatto che molto spesso i ragazzini sono molto più aperti di noi e sono molto più capaci di noi di andare oltre quella che è un'apparenza diversa per saper riconoscere la bontà nel prossimo e anche saper riconoscere il suo bisogno di essere aiutato. I ragazzini sono senz'altro dei ragazzini non convenzionali che si dedicano anche ad attività particolari e anche questa cosa mi piace molto perché c'è proprio, secondo me, in questo l'accoglienza per tutti, no? Per tutti quelli che possono essere gli interessi, i passatempi più svariati, in particolare quella che è forse la ragazzina che più spicca nel gruppo, quindi quella che potremmo dire essere la protagonista assoluta, che si chiama Blu, è un'appassionata di arrampicata e quindi c'è tutta una parte che descrive questo sport che senz'altro sta diventando abbastanza insomma di moda, ma non è senza dubbio fra i più praticati. Il ragazzino invece che arriva dall'America perché la madre è stata chiamata per gestire la diga fa kayak e quindi anche questa è una passione un po' particolare. Un'altra che si unisce al gruppetto in seguito, che era definita da tutti la stramba, è un'appassionata di fotografia e oltretutto lei non vuole utilizzare la macchina fotografica digitale, quindi utilizza una vecchia macchina, va a comprare i rullini e c'è questa passione quindi per la fotografia. Quindi senz'altro insomma ci sono tutti questi aspetti che fanno un po', penso, sentire accolto chiunque, perché il gruppo è davvero composito e accoglie appunto ragazzini non convenzionali ma legati a, poi nel via via della storia, da una grande amicizia e da un grande coraggio soprattutto. Quindi c'è questa tematica appunto per il diverso che è affrontata in un modo assolutamente accattivante per i ragazzini, ma in questo caso, in questo senso, il libro può essere davvero usato per poi insomma far partire tutta una riflessione su questa tematica. Ecco, senza avervi svelato troppo, anzi oserei dire quasi nulla in questo caso davvero, perché voglio proprio lasciarvelo scoprire, spero che vi sia venuta voglia di leggere voi se per caso non l'aveste ancora fatto e nulla, grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo, buone vacanze!